Ciao ragazze, benvenuti in questo video. Oggi andiamo a fare la pizza. Io inizio questa volta il procedimento un po' al contrario rispetto al solito. Vado a mettere prima l'acqua e poi vado ad aggiungere tutti gli altri ingredienti. E questa diciamo versione l'ho provata da poco tempo, però è venuta molto buona, quindi ve l'ho voluta proporre. E a questo punto vado a sciogliere il lievito. Questa volta ho usato quello di birra perché lo avevo in casa e non lo volevo sprecare. E ho usato mezzo cubetto per circa 300 ml di acqua. Mi sono tenuta un po' da parte di acqua nel caso in cui mi venisse duro insomma l'impasto, e aggiungo un cucchiaino di zucchero. Considerate che l'acqua deve essere tiepida e quindi la scaldo leggermente al microonde, e dopodiché aggiungo circa 2 cucchiai di olio d'oliva e faccio amalgamare questa parte diciamo degli ingredienti liquidi in cui si va sciogliendo man mano il lievito. Potete usare benissimo il lievito secco, quello lì che uso di solito, e in quel caso lo miscelate alle farine che state vedendo. Io faccio aggiungo 2 tipi di farina sempre, quella di grano tenero 00 con la semola. A volte sostituisco la 00 con quella ai cereali o se ho farina integrale eccetera, perché preferisco insomma che sia un po' più rustica la pizza. Mescolo le due farine, tutte le dosi come sempre le trovate giù nel box, e la vado aggiungendo alla mia acqua. E sempre insomma utilizzando questo sbattitore che poi non è altro che frusta elettrica con una ciotola, e a questo punto quando vedo che l'impasto è abbastanza amalgamato aggiungo un cucchiaino di sale. Il sale ragazze varia se vi piace un po' più salata o più o meno salata. Io di solito ne metto sempre un cucchiaino all'incirca, un cucchiaino e mezzo per mezzo chilo di farina. Siccome era un po' liquido comunque il mio impasto, vado ad aggiungere un altro po' di farina. Qui andate un po' ad occhio, deve essere abbastanza lavorabile. E quando vedo che è abbastanza liscio il composto, lo vado a staccare e lo finisco di lavorare a mano su una spianatoia, su un tagliere, su quello che vi pare, con un po' di farina sopra, perché l'impasto risulterà molto morbido e appiccicoso, quindi aiutatevi con la farina se no non riuscite più. Io preferisco fare un impasto molto più morbido perché vi assicuro che la pizza poi vi verrà bella soffice. Se invece andiamo a fare un impasto molto duro, anche lì poi il vostro impasto sarà più compatto. Vado a formare la mia palla lavorando insomma l'impasto affinché non sia bello tutto omogeneo. E come vedete non ci vuole moltissimo, giusto il tempo di come dire lisciarlo e poi formare la mia palla, e lo vado a mettere nella mia ciotola che uso sempre. Potete mettere la farina, io preferisco mettere l'olio, e poi vado a formare la mia croce col coltello, vado a tagliare l'impasto e lo metto a lievitare. Questa ciotola io l'ho presa a Lidl ragazzi, e vi assicuro che con gli impasti lievitano da Dio. È enorme come ciotola, però vedete che già anche toccando l'impasto è molto soffice ed è più che raddoppiato. Lo vado a rilavorare un'altra volta dopo che ha lievitato. Considerate che su per giù un'ora e mezza già raddoppia, se fa un po' freddino anche 2 ore. E poi lo vado a dividere in 2 parti perché per la mia teglia avevo intenzione di fare 2 pizze grandi, e quindi per la mia teglia l'ho diviso in due panetti, e lo faccio rilievitare un'altra volta. Quindi lo lavoro per bene, sempre con un po' di farina, e lo lascio lì diviso in 2 panetti sul mio ripiano, sempre come vi dicevo col piano infarinato, perché sennò poi lievitando si riattacca. E dopodiché spargo un po' di farina sopra e vado a coprire il tutto. Nel mio caso non era abbastanza infarinato, ho preferito aggiungere un altro po' per paura che attaccasse. Vado a coprire con un canovaccio pulito e lascio lì a lievitare. Ho fatto lievitare all'incirca un'altra mezz'oretta, 3/4 d'ora, e se non avete tempo potete fare soltanto la prima lievitazione e procedere. Io era domenica, avevo tempo, tra l'altro pioveva, quindi si resta a casa,
e quindi ho fatto due lievitazioni. Vado a prendere la mia teglia, io la uso con la carta forno e ci spalmo sopra un po' di olio, perché sennò poi mi si attaccano tutte le teglie ed è una cosa che odio. A questo punto vado a spalmare il mio impasto, ragazze, molto lentamente, con calma e senza usare mattarello, senza usare nulla, perché la pizza così vi verrà veramente una nuvola quando andrete poi a mangiare. A volte si ritira, ma se la lasciate lì 10 minuti stesa, dopo un po' le andate a stendere e non si ritira più, perché il glutine, insomma, si è un po' insomma, le fibre del glutine si sono un po' allentate. E niente, ragazze, quindi la stendo, dopodiché vado a versare il mio sugo. Io uso i pelati, quelli interi frullati, per fare la pizza. Mi trovo bene così, mi piace il sapore, eccetera. E i miei preferiti sono quelli della Coop. E lo spalmo con un cucchiaio e poi vado a mettere i miei ingredienti. Questa volta ho deciso di fare mezza con le acciughe e mezza con il prosciutto, che andrò ad aggiungere dopo. Spargo un po', cospargo la pizza con un po' di origano e un pizzico di sale soltanto nella parte in cui non ci sono le acciughe, perché questo sugo che uso non è salato, e un filo d'olio, e la vado a far cuocere in forno a metà cottura. Vi scriverò sotto anche i tempi di cottura. Vado ad aggiungere il resto degli ingredienti, cioè le mozzarelle e il prosciutto. E dopo altri circa 7-8 minuti la vostra pizza è pronta. Poi qui decidete voi se volete la mozzarella ancora più cotta oppure, insomma, così più morbida. E niente, ragazze, questa era la mia versione della pizza. Spero vi faccia piacere, buon appetito e fatemi sapere se vi è piaciuta. Ciao!